Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nostra trasmissione. Questa settimana è la volta del Salmo 109, versetti 1-13. Il linguaggio biblico del Salmo 109 è largamente imprecatorio, ma a volerci ben riflettere può dare grandi insegnamenti. Ascoltiamo insieme il segno dell'Ariete. L'uomo ha sempre il timore del silenzio di Dio. Toro. Non mancano mai nella nostra vita nemici che ci assalgono e gente che ci odia senza ragione. Gemelli. Non sempre nella vita umana chi ama viene riamato. Cancro. Spesso, come ci insegnano gli antichi, il vero bene è quello che ci viene ricambiato con il male. Leone. La missione del giusto non è solo quella di difendersi dai nemici, ma anche quella di inchiodare il malvagio per renderlo inattivo. Vergine. È dovere del giusto anche smascherare la falsità del malvagio. Bilancia. È un bene quando il malvagio che copre un ruolo viene quanto prima sostituito da chi è degno di questo ruolo. Scorpione. Considera il malvagio che la sua cattiveria non ha conseguenza negativa solo su di sé, ma anche sulla sua famiglia. Sagittario. Pensi l'uomo insensato che i suoi vizi possono portare sua moglie e i suoi figli persino all'elemosina. Capricorno. Vana la fatica dell'empio e se continua nei suoi vizi, persino gli estranei usufruiranno del frutto del suo lavoro. Acquario. Spesso, quando il malvagio cade in bassa fortuna, non è più oggetto insieme con la sua famiglia di nessuna comprensione. Pesci. Spesso del malvagio non resta neppure la memoria. Ecco, insieme questa settimana abbiamo meditato come l'autore di questo salmo ha dietro le spalle larga e abbondante esperienza di vita e ci descrive con immagini sconvolgenti a quale conseguenze negative può portare la cattiveria umana. Ricordiamolo questo salmo. Vi lascio con questo pensiero e vi auguro una buona settimana.